Eccoci qui, buongiorno. Allora siamo in diretta da Milano, siamo in diretta con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ringrazio per essere collegato con noi da Roma. Ministro, buongiorno innanzitutto, eccoci qui. Grazie per aver accettato nuovamente l'invito buongiorno di Sky TG24. Ben ritrovato. Senta, buongiorno, Ministro. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io oggi non posso non partire da quello che è successo nel Peloponneso. È una tragedia che si ripete, stiamo parlando chiaramente ancora di migranti, noi abbiamo ancora la scottatura e il dolore per quello che è successo a Cutro. C'è chi parla di un Cutro bis, abbiamo numeri assolutamente pesantissimi. Pensi che ho letto qualche minuto fa che probabilmente c'è una stima che riguarda le presenze dei bambini nella stiva, dovrebbero essere un centinaio. Posso chiederle innanzitutto un commento su quello che è successo da poche ore? Bah, è una grande tragedia, una grandissima tragedia che ci addolora moltissimo, al pari delle altre verificatesi in passato. Spero non succeda più, ma temo insomma che possa ricapitare. E, grandissima tragedia che ci motiva ancora di più sulla strada che abbiamo intrapreso. Noi riteniamo fortemente che tutto questo, il modo più adeguato per prevenirlo, fronteggiarlo, è quello di bloccare l'azione dei trafficanti. Quindi bisogna fare in modo che l'attività dei trafficanti di esseri umani sia sconfitta prima o poi, e lo possiamo fare solo insieme all'Europa, insieme alla comunità internazionale. Credo che le nostre iniziative di carattere legislativo, a partire dal decreto legge che abbiamo approvato nel Consiglio dei Ministri di Cutro, ma anche le norme a livello europeo che si preannunciano con l'approvazione dell'altro giorno del patto immigrazione, sì, asilo immigrazione, vadano nella direzione in qualche modo auspicata, poi dovranno seguire le opportune iniziative operative. Senta, Ministro, anche loro volevano arrivare da noi. E anche loro partivano dalla Libia, è la Libia del generale Haftar che anche lei ha incontrato, lei è stato, se non sbaglio mi pare in gennaio, giusto, in Libia, poi invece il generale è stato da noi agli inizi di maggio. Le posso chiedere qual è l'accordo su cui si sta lavorando tra Italia e Libia? No, l'accordo a cui lei fa riferimento con la Libia, il memorandum, è quello già esistente che è stato solo prorogato per rinnovo automatico negli ultimi mesi. Quindi è quello sul quale appunto si fonda una collaborazione operativa proprio per fermare l'attività dei trafficanti, appunto con il controllo delle coste libiche. E col generale Haftar abbiamo avuto degli incontri molto, molto preliminari, non c'è nulla sul piatto insomma che possa essere, ecco, messo, è questo in campo, che le chiedevo effettivamente se c'era uno step, un upgrade di quell'accordo lì del memorandum, per intenderci. No, cioè esiste una possibilità che noi con i paesi di partenza riusciamo insomma, come dire, a collaborare, a fare in modo che loro controllino molto di più le partenze, soprattutto le partenze che avvengono per iniziative dei trafficanti. Noi, sì, lo ripeto ancora una volta, siamo disponibili e l'abbiamo fatto con i corridoi umanitari, con i flussi regolari, a secondare questa che è la spinta migratoria molto forte che c'è, ma sicuramente ecco, tutte le iniziative andranno indirizzate verso questo obiettivo, che è quello di fermare l'attività dei trafficanti. Dopo l'incontro che c'era stato anche con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli inizi di maggio, l'appuntamento a cui facevo riferimento poco fa, da Palazzo Chigi c'era stata una nota piuttosto diciamo succinta, e invece poi leggendo le dichiarazioni che arrivavano proprio dal portavoce del generale Haftar si capiva che c'era qualcosa in più, evidentemente un'interlocuzione tra la Libia di Haftar e alcuni governi europei. Quindi sostanzialmente lei mi dice il riferimento rimane sempre quello, no? Il memorandum sottoscritto. Sì, questo per quanto riguarda la collaborazione operativa sui temi migratori. Poi, come il Presidente Meloni ha detto sempre, in generale con i paesi di partenza, con questi paesi insomma, soprattutto dell'Africa settentrionale, non solo, la collaborazione deve andare anche oltre questi temi securitari. Cioè, noi ricomprendiamo le migrazioni, il problema delle immigrazioni irregolari in un tema molto più ampio. Il famoso Piano Mattei non è altro che una visione di un approccio che non sia innanzitutto più predatorio rispetto ai temi economici, dei rapporti che possono avere, giusto, i paesi europei nei confronti dei paesi africani, e poi una collaborazione che sia a 360 gradi. Noi crediamo fortemente, il Presidente Meloni lo chiede fortemente, che ci debba essere anche il tema dell'immigrazione irregolare si affronta
se si aiutano questi paesi, il tema è molto evidente ad esempio in Tunisia, se si aiutano questi paesi ad affrontare, a risolvere alcuni problemi di crisi di carattere finanziario e di carattere sociale che stanno vivendo in questo periodo. Senta Ministro, volevo tornare per un secondo soltanto al naufragio purtroppo delle ultime ore con un bilancio terribile, eppure stiamo parlando di bilancio ancora soltanto provvisorio. L'Italia non è stata coinvolta, perché avevo letto nelle ultime ore che c'è stato comunque un interessamento del Centro di Ricerca e Soccorso di Roma, che aveva fatto partire un alert, chiaramente era un alert che era rivolto ai colleghi greci. Noi non c'entriamo nulla questa volta? No, guardi, allora il sistema adesso, poi ovviamente chi dovrà fare gli opportuni accertamenti lo farà come sempre, quindi il sistema prevede, non è questione di essere coinvolti o non essere coinvolti, il sistema prevede ogni volta che c'è un avvistamento, una situazione di particolare sensibilità, una circolarità di informazioni tra parte di tutte le autorità competenti delle varie aree SAR che si affacciano sul Mediterraneo. In questo caso, ma non vuole essere un attribuire una responsabilità, l'evento si è verificato e si è circoscritto tutto all'interno nell'area SAR greca, sì. Quindi di precisa responsabilità di quel paese, ma che non vuol dire da parte mia, nell'indicarlo non vuol dire, ecco, che ci siano delle responsabilità dei greci, è solo un circoscrivere competenza. Dal punto di vista delle aree di specifica competenza, esatto. Esatto. Senta Ministro, lei ha parlato della Tunisia, ha fatto un veloce riferimento poco fa. Mi fa capire, visto che noi parliamo di Tunisia, di Libia in queste ultime settimane, di un'apprensione che c'è anche da parte del governo su arrivi che potrebbero essere numericamente importanti per il nostro paese lungo le nostre coste. Avete idea di quali potrebbero essere, di quale potrebbe essere l'entità di questi sbarchi nelle prossime settimane? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Guardi, allora, ovviamente la bella stagione che tarda ad arrivare, ma che insomma in qualche modo si è già affacciata, è uno dei fattori che potrà sicuramente, che ci mette sicuramente nella condizione di immaginare che diciamo, le partenze possono essere, le traversate possono essere agevolate. Non è l'unico fattore. Noi, come ho detto già in altre occasioni, cogliamo anche qualche timido segnale di primi risultati della collaborazione operativa che stiamo avendo con i paesi, ad esempio la Tunisia, non solo, per, come dicevamo, frenare le partenze. Per cui la previsione è, ovviamente più che previsione, insomma, noi ci siamo organizzati e l'abbiamo fatto anche qui con le normative approvate negli ultimi mesi, una serie di iniziative che abbiamo posto in essere per reggere l'urto eventualmente di un picco ulteriore degli arrivi. Però confidiamo che ci possano, che questi timidi segnali che abbiamo colto possano a loro volta consolidarsi e quindi farci registrare una tendenza all'appiattimento, insomma, degli arrivi, che saranno comunque, ci saranno comunque sicuramente, ma insomma, immaginiamo che possa esserci anche, come dire, un allineamento, un assestamento di quelli che sono i numeri in crescita. Senta, non mi rimproveri se insisto sui numeri, perché poi anche per avere idea di che cosa stiamo parlando e di che cosa l'Italia può attendersi, non le dico di essere preciso, Ministro Piantedosi, ma una sorta di previsione numerica ce l'ha, immagino di sì. Ma guardi, non è che previsione, adesso sai, fare previsioni, le previsioni sono destinate sempre ad essere... come dire, a fallire, e poi mentirei se dicessi che i numeri sono prevedibili in assoluto, perché significherebbe avere una cognizione esatta di quello che avviene, insomma, ecco, da parte di chi organizza queste tratte. No, però anche sulla base di un'interlocuzione che è in corso, no, con questi governi. Ma guardi, io credo che è ragionevole immaginare che nei mesi estivi ci possano essere partenze per un numero di persone che in qualche modo ricalchino quelle dell'anno scorso, quindi tutto oscilla in questi mesi estivi, a seconda poi, ecco, di quali fattori si mettono in campo, i numeri, adesso, fino adesso abbiamo avuto numeri variabili tra le 8.000 e le 12.000 al mese. Io credo che potremmo contenere, insomma, le partenze in un numero, diciamo, all'interno di questo range, diciamo, realisticamente. Poi noi faremo di tutto perché magari con grande sorpresa per l'efficacia delle azioni che stiamo via via mettendo in piedi possa anche rivelarsi. Quindi siamo molto lontani, Ministri, diciamo, da quel numero che aveva detto la Presidente del Consiglio, no? Ricorda, la Meloni aveva parlato di 800.000, 900.000 persone, un esodo. Io non credo che il Presidente Meloni avesse detto questo. Poi, sai, su questi numeri, molto spesso anche nella
rappresentazione giornalistica, ma anche qui non è che, ecco, non accuso nessuno. Allora si fa spesso, no confusione, insomma, si confondono i numeri di diciamo persone che risulta essere presenti in quei paesi e che in qualche modo potrebbero essere da qui a chissà quando protagonisti di una traversata, di un processo migratorio, a persone invece che realisticamente, mettendo insieme tutti i fattori, che sono anche quelli di contrasto che noi stiamo cercando di mettere in campo, realisticamente ce la possono fare, ecco, in qualche modo, che quindi in qualche modo possono sfuggire ai controlli, possono comunque avere la disponibilità anche materiale per fare la traversata, che ricordo è uno dei fattori che incide. I trafficanti, lo si è visto anche, lo si è detto anche per questa ultima tragedia avvenuta nel Mar dell'Egeo, riscuotono cospicue somme da queste povere persone, quindi anche questo è un fattore che condiziona, quindi avere una platea complessiva di centinaia di migliaia di persone pronte a partire, ma poi bisogna vedere se si concretizzano e realizzano anche altri fattori. Quindi ecco, la combinazione di questi fattori un po' compone quella cautela che ovviamente io le faccio presente, per cui se è ragionevole immaginare che il bel tempo può favorire le partenze, ma noi confidiamo che altri fattori possano in qualche modo contenerle. Chiaro. Senta, Ministro, a proposito ancora di migranti, l'accordo del Lussemburgo, quello, il patto per le migrazioni e l'asilo, ora chiaramente c'è lo step dell'Europarlamento, però lo abbiamo raccontato come un successo del nostro Paese ed era lei lì in Lussemburgo a convincere tutti quanti i Paesi. Intanto le chiedo come ha fatto a convincere per esempio i tedeschi e l'altra cosa invece come avete fatto a superare lo scoglio invece di Paesi come Ungheria e Polonia, che sono molto cari chiaramente e vicini politicamente al nostro governo, al governo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però a quell'accordo non si sono seduti, non ci sono stati. Guardi, innanzitutto, ecco, lei lo definisce successo, io me ne compiaccio, dico che è stata un'occasione importante, innanzitutto perché l'approvazione di questo patto prelude all'approvazione, finalmente, dopo molti anni, quindi non di dichiarazioni di orientamento politico, ma di un atto che tende a tradursi, che si tradurrà in un atto normativo, regolamentare. Quindi parliamo proprio di una legge europea che disciplinerà presumibilmente per i prossimi anni e per i prossimi decenni, da qui anche l'importanza, ecco perché abbiamo profuso un particolare impegno e siamo soddisfatti per il risultato ottenuto. Come ho detto, era un luogo di negoziato, un luogo di mediazione, quindi l'Italia ha dovuto sicuramente trovare la composizione delle sue visioni con quelle di altri paesi. E siamo soddisfatti perché sono passati alcuni cardini importanti, insomma, di quella che è la nostra visione. Basti pensare all'affermazione di quella che viene definita la cosiddetta dimensione esterna, quindi risorse che l'Europa metterà per assecondare quello che dicevo prima, ecco, quell'approccio italiano voluto dal Presidente Meloni, che sia in qualche modo non solo di carattere securitario per i temi migratori, ma di carattere generale nei confronti dei paesi da cui si generano i flussi. L'affermazione per, ecco, sarà per regolamento, quindi per legge, del principio della solidarietà obbligatoria, cioè il fatto che le persone che arrivano nei paesi di primo ingresso in Italia, nella fattispecie, non sono solo un problema dell'Italia, ma sono un problema europeo, che questo avvenga poi con un meccanismo di compensazione che noi con molta dignità abbiamo rifiutato, bensì avvenga con la creazione addirittura di un altro elemento che abbiamo voluto, quello del fondo per la gestione della dimensione esterna, è un ulteriore elemento di soddisfazione. Non è che ho convinto la Germania, abbiamo avuto un lungo negoziato che si è protratto sulla limatura di alcuni punti del patto che noi ritenevamo fondamentali e alla fine abbiamo trovato con equilibrio una formulazione che desse soddisfazione a tutte le posizioni. Quindi, ed è stata, Ministro, un'occasione anche per prendere le distanze per il nostro governo dalle posizioni, come abbiamo detto, assolutamente poco europeiste di Ungheria e Polonia. Senta, c'è qualcuno che ha descritto quel momento del Lussemburgo come la metamorfosi per lei, Ministro, da tecnico, diciamo, a politico. Le piace? C'è stata la metamorfosi? Mi premetta però di dirle prima qualcosa che viene in coda al suo intervento. Vada. Sulla mia domanda. Non ho sulla tanti minuti, precedente. 4 minuti e un sacco di domande, quindi sia veloce se può. Noi non abbiamo preso posizioni diverse da Ungheria e Polonia. Noi come Ungheria e Polonia riteniamo che l'azione principale sia sempre quella di fare in modo che si blocchino le partenze, gli arrivi irregolari. Su questo siamo allineati. Il voto che si è sviluppato sul patto segna posizioni diversificate sulle modalità con cui questo si può raggiungere, ma abbiamo le stesse posizioni e questo le posso garantire che sono le posizioni di tutti i paesi presenti al metamorfosi tavolo. Per quanto riguarda quello che lei diceva,
ma nessuna metamorfosi, sai, su questo tema che ogni tanto ricorre, vedo che insomma poi i suoi colleghi si divertono, se prevale la storia del prefetto, quello del politico, a volte si dice l'una cosa, a volte l'altra, io credo che non sia importante, credo che siano importanti le cose da fare, quindi non lo so, lascia però a voi le piace giudizio, il ruolo politico, secondo me, no? Conoscendola un pochino la vedo a suo agio. Ma guardi, il ministro dell'Interno è un ruolo politico, certo, certo. E poi che cosa? Quindi non è possibile che non sia esercitata con una visione politica. Quindi senta, ministro, mi aiuta col tempo perché ho quattro domande e soltanto due minuti. Volevo farle intanto una domanda sullo scandalo dei poliziotti della Questura di Verona. Velocemente, è una questione di mele marce, poche mele marce, è una questione più sistemica e quindi, visto che si parlava di abituale utilizzo della violenza come appunto fatto grave e quindi come problema sistemico? Premesso che l'indagine chiarirà tutto e dobbiamo certo. concedere a insomma, tutte le indagini giudiziarie poi di fare chiarezza. Io conosco troppo bene dall'interno la Polizia di Stato per non sapere che non è possibile solo immaginare che possa essere un problema sistemico. Le dico che anche un solo caso per noi è un caso grave e come ho detto pubblicamente quindi accerteremo col capo della Polizia come possa essere successo perché anche un solo caso non deve succedere. Chiaro, altra cosa invece su Casal Palocco, volevo un commento su quello che è successo nelle ultime ore, no? L'indagine chiaramente è per omicidio stradale, c'è questo ragazzo di 20 anni che era la guida del SUV, l'ipotesi è addirittura che stava facendo un video per i social, posso avere un suo commento su questo? Questo è un tema un altro tema molto molto grave che dove i problemi di carattere operativo, securitari, diciamo così, di repressione si incrociano con i temi della prevenzione. Ci stiamo lavorando col ministro Salvini, che insomma una serie di articolate iniziative dove al pari di altri problemi, riteniamo che all'azione però di prevenzione e di repressione vada affiancata una consistente azione di carattere culturale e divulgativa su quelli che sono i rischi che si corrono con certi comportamenti. Chiarissimo, l'ultima cosa invece è la violenza sulle donne, anche perché il tema del prossimo panel ci sarà con noi la ministra Roccella. Le misure che sono state introdotte dal DDL, l'ultimo per il contrasto appunto alla violenza sulle donne, secondo lei sono una misura sufficiente? No, sono una misura importante per quello che riguarda, come dicevo prima, il versante della prevenzione e della repressione, quindi sono sempre ben finalizzate, insomma, l'inasprimento delle pene, tutte le misure che anche in chiave di prevenzione sono state adottate, però anche lì è chiaro che, come anche qui ho già detto altre volte, è un tema che non risolveremo mai se non lo affrontiamo anche dal punto di vista culturale, comportamentale. Molti dei dati, guardavo i dati prima di collegarmi, molti di questi reati insomma, che vedono le donne vittime avvengono all'interno dei contesti familiari. Sì. Quindi questo secondo me sottolinea ancora di più come un tema di relazioni tra le persone, come un tema culturale su cui esatto. altre istituzioni sono al lavoro e avranno un ruolo importante come la scuola, insomma ecco, deve seguire anche alla formazione culturale delle persone e della società. Prevenzione e cultura innanzitutto. Allora, ministro Piantedosi, grazie molte, buon lavoro, alla prossima, grazie al ministro grazie dell'Interno. Vi lascio invece al prossimo panel dopo.